Ho riletto Fontamara di Ignazio Silone, a mio parere uno dei più importanti scrittori italiani del Novecento. L'editore Mondadori, la copertina è decisamente datata, ma io ho questa vecchissima edizione e non ci penso affatto a separarmene. Di che cosa parla? Della triste vita dei cafoni di Fontamara, è un paese dell'Abruzzo dove l'unica cosa che abbonda paiono essere i pidocchi, per il resto non c'è altro. C'è la miseria, il duro lavoro, l'invidia. Tutto sembra immobile, niente pare cambiare. Tutto sembra immobile, niente pare cambiare. La povertà e le ingiustizie hanno la medesima naturalezza della pioggia o della neve e nessuno pensa seriamente che le cose possano cambiare. Il cafone è fatto per soffrire, ma i tempi stanno per cambiare, per sempre. Dalla capitale arriva un impresario che proprio a Fontamara e dintorni scopre l'America. È amico della banca e fa un po' quello che vuole, scalzando gli antichi padroni. Decide di far deviare il torrente che getterà le terre dei fontamaresi nella rovina più completa. Protesteranno, senza successo. C'è un nuovo governo adesso a Roma, fatto di gente che va in giro con i teschi ricamati sulle camicie nere. E la cosa che a Fontamara proprio non capiscono è che adesso le ingiustizie sono difese dalla legge. Questo è il grande cambiamento che sbalordisce tutti. Che gli abitanti di Fontamara possano essere derisi e umiliati ci può stare, ma che la legge dica che va tutto bene è davvero da impazzire. Tra gli abitanti di Fontamara ce n'è uno che ha sempre avuto una testa, un modo di pensare differente, Berardo Viola. Quando però si innamora di Elvira, decide di pensare solo ai fatti suoi. Non ha nemmeno un campo da lavorare e se non fosse lui sarebbe deriso persino dai fontamaresi. Deve procurarsi del denaro, comprare un campo e poi finalmente potrà sposarsi. Chiede consiglio all'amico dei fontamaresi, Don Circostanza, che da sempre gli raggira. Lui è ben contento di aiutarlo ad andare a Roma perché Berardo Viola non è un cafone come gli altri. Ha carisma, è intelligente, sa ragionare. È meglio non avere tra i piedi un uomo come lui. Berardo Viola se ne va a Roma a cercare lavoro. Lì trova le solite cose che c'erano al paese, solo più in grande. C'è da pagare sempre e comunque e ci sono altri mascalzoni che sfruttano i cafoni. Eppure c'è qualcosa di nuovo. A Roma si aggira il solito sconosciuto, distribuisce volantini, sobilla la gente contro il nuovo potere. Invita a resistere, a ribellarsi al governo. E quando Berardo Viola viene arrestato nel corso di una retata in un'osteria, in cella, ha l'occasione di fare la conoscenza con un giovane. Inizieranno a discutere delle cose che succedono, del perché succedono e di che cosa si può fare perché finalmente cambino. Berardo Viola prende una decisione. Lui sarà il solito sconosciuto. Sarà il primo cafone della storia a morire per gli altri cafoni. Per dar loro la sveglia affinché la smettano di cercare aiuto dai vari Don Circostanza che prendono solo in giro e come sanguisughe spolpano la gente. Berardo Viola muore in carcere e succede qualcosa che ha dell'incredibile. Grazie al vero solito sconosciuto, i fontamaresi realizzano un giornale. Un piccolo, semplice giornale, un solo numero, che però sarà come uno schiaffo in faccia al potere dell'impresario, ovviamente nominato Podestà. La reazione del regime sarà durissima. Buona parte dei fontamaresi o fugge o viene assassinata. Ma il fuoco della rivolta, dopo secoli di rassegnazione, si è acceso. Fontamara ha la semplice grandezza dei grandi romanzi, dei capolavori. Silone non è solo riuscito a dare voce ai cafoni della sua terra, prima o poi qualcuno lo avrebbe fatto. Ha costruito una storia che celebra la libertà dell'uomo che sonnecchia in ogni essere umano, anche in quello più abituato a chinare il capo. Con questo romanzo Silone ha reso protagonisti con carne, sudore e sangue uomini e donne che ufficialmente non esistevano né potevano esistere. Ha dato a ciascuno di essi la dignità che solo la pura e semplice parola riesce a dare all'essere umano. La follia del giornale che conclude il romanzo, che porterà alla morte Fontamara, è l'unica cosa ragionevole che i cafoni possono fare. Prendere la parola, ma non più per supplicare, per inginocchiarsi davanti al potente di turno e ottenere udienza e giustizia, bensì per alzarsi finalmente in piedi e affermare: io sono. Alla prossima è non per la gloria, ma per il Papa.